Ciao a tutti amici tubers, bentrovati dal vostro gladiatore GiallorosSo84. Torniamo un'altra volta nella rubrica Oltre il Calcio per parlare insieme a voi di un trailer che è uscito da poco di un film molto controverso che uscirà tra qualche mese in tutti i cinema. Come tutti saprete, il film in questione è Game Therapy, il primo film in cui si vedrà Favij, attore, insieme ad altri attori di fama internazionale come Clapis, De Carli e Zoda. Allora, premetto subito che questo video non sarà un video in cui criticherò, in cui offenderò, in cui dirò vaffanculo, figli di puttana, testa di cazzo, perché sapete che non è il mio stile, io non mi piace fare video in questo modo. Io in questo video voglio semplicemente dirvi la mia su questo film e sul trailer che ho appena visto. Innanzitutto partiamo con il trailer. Il trailer che fa vedere? Il trailer non si capisce quasi un cazzo sul trailer. Fa vedere Favij che entra in una stanza piena di circuiti con un televisore gigante, roba del genere, attacca questi cavi, preme un bottone e viene fuori Clapis e la voce di Favij che gli dice benvenuto in Game Therapy, una roba del genere. Dopo fa vedere un sacco di scene a caso con una musica assordante, con Clapis che si vede vestito in diversi modi, con di in diversi personaggi dei videogiochi. Mi sembra infatti di aver visto in una scena che lui si è vestito come il protagonista di Assassin's Creed. Allora, guardando il trailer ho visto che ci sono stati tantissimi non mi piace e meno mi piace rispetto a non mi piace, ed è una cosa che mi ha abbastanza sorpreso. Ho guardato i commenti e molti erano molto offensivi, soprattutto riguardo i protagonisti, dicendo che fanno schifo, non sanno recitare, sono delle merde, eccetera. Allora, che non sanno recitare, quello mi sembra che sia vero, per carità. Però io stavo pensando una cosa. Cioè, ragazzi, vi sembra tanto giusto offendere delle persone che stanno facendo una cosa che vorremmo fare tutti nella nostra vita? Diciamoci la verità, se a noi ci offrisse la possibilità di fare un film a Hollywood, di guadagnare soldi, di diventare ancora più famoso, di fare tutte queste cose, diremmo mai di no per mantenere l'onestà e la giustizia e tutto quanto? Io penso che il 90% delle persone non direbbe mai di no a un'offerta del genere, quindi non possiamo offenderci, non possiamo offenderli e prendercela con loro se vanno a fare un film a Hollywood, perché la colpa non è la loro, la colpa di queste cose sono dei registi che vogliono sfruttare la popolarità di questa gente per metterla nei loro film, farci una barca di soldi, perché è normale, se tu metti in un film persone del web che hanno milioni e migliaia, centinaia di migliaia di iscritti, è normale che fai i soldi, perché molta gente, cioè figuratevi, se sommiamo tutti gli iscritti di Clapis, Favij, De Carli e Zoda, li sommiamo tutti e ci aggiungiamo non solo a quelli, ma anche ai semplici curiosi che vogliono andare a vedere il film, pensate quanto casino che ci potrebbe essere in fatto di soldi. Quindi, cioè, diciamo la verità, il regista ha avuto un'idea brillante. Anche se comunque è uno sfruttamento bello e buono. Però con questa cosa ci fai soldi. E alla fine ci fai soldi. Alla fine non gli possiamo dire niente perché lui ci fa i soldi. Quelli là che mette nel film prendono i soldi anche loro e diventano ancora più famosi. Non importa che il film poi magari sarà una ciofeca, può darsi anche di no, Però a loro non gliene frega un cazzo se il film farà schifo. Non importerà niente a Favij, non importerà niente a De Carli, eccetera. E non importerà di sicuro al regista, non gliene fregherà proprio un cazzo. L'importante per loro è fare i soldi. Infatti in questo vedo delle concomitanze, delle cose simili anche col film di Paolo Ruffini, Fuga dei cervelli. Per carità, non sono, la mia impressione non è che siano proprio simili, però se guardiamo l'impostazione con un regista che ha preso dei protagonisti soltanto perché sono dal web, senza pensare al loro valore effettivo come attori, più o meno le cose sono simili, perché sono sicuro che il regista quello là non ha preso Favij perché è un grandissimo attore, ma l'ha preso ovviamente perché se uno dice, se i bambini gli dicono, che se te qual è la prima cosa che viene in mente, che ti viene in mente se dico videogiochi, e tutti mi dicono Favij, Favij, Favij! Quindi è normale, se tu vuoi attrarre un pubblico dai 7-8 anni fino a chissà quanto, cioè tu fai così, prendi un personaggio che attrae milioni di persone e lo butti in un film, anche se magari il film farà schifo, ma lo butti nel film e ci fai i soldi. Quindi in generale, io dico la mia, voglio dire in sintesi quelle cose ne penso di questo film. Per me le impressioni che ho finora non sono buone. Come era anche scontato che sia. Poi non lo so, poi può darsi che il film sarà bello, però le mie impressioni fino adesso sono che
Non lo so, può essere una ciofeca, capito? Perché ho guardato già il trailer, già il fatto che ci sta questa gente che non ha mai recitato in vita sua, cioè ci fa pensare un po', cioè pensiamo, ma potranno fare un bel film? I presupposti sono tutti negativi, secondo me. E anche i fan di Favijay lo sanno che lui non è un attore, cavolo, cioè lo sanno anche loro. E io, se fossi un fan di Favijay, avrei paura di questo film. Perché non, cioè, per carità, lo vedi il tuo idolo sul film. Però metti che sul film farà schifo, il tuo idolo te cade proprio. A me mi cadrebbe, poi ci saranno quelli che lo seguono comunque, per carità, però a me un idolo mi cadrebbe se facesse un film schifoso. Se per esempio uno Yotobi, che io adoro, facesse un film e lo facesse di merda, a me mi darebbe, non dico mi farebbe fastidio, però mi farebbe stare un po' male perché mi cadrebbe un po' il mito che ho visto finora. Quindi diciamo che questo film è un bel rischio, diciamo che è un grande rischio che si sono presi gli attori. Se potrà essere comunque un discreto film, io non voglio giudicarlo dal trailer perché giudicare un film, un libro dalla copertina, e non, cioè, non si può giudicare un libro dalla copertina e non si può neanche giudicare un film dal semplice trailer di 1 minuto poi. Io penso che andrò a vederlo, giusto per poter avere una visione più adatta a questo film, diciamo, perché è inutile che lo giudico senza vederlo. È probabile che lo andrò a vedere, ma ovviamente. Mi segno, può darsi che ci farò anche un video, non lo so, ovviamente vi farò sapere. Però ovviamente cercherò di andare togliendomi dalla mente il fatto che questi sono personaggi del web. Voglio andare al cinema a vedere un film con un film Game Therapy che parla di videogiochi, senza pensare che quello è Favij, che quello è De Carli, che quello è. Dopo, cioè, sai, con la mente proprio libera. Dopo che avrò visto il film, che sarò arrivato ai titoli di coda e tutto quanto, potrò dare un mio giudizio, però darlo adesso, cioè offendere adesso e mandare a fanculo tutti quanti mi sembra un modo molto sbagliato. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del trailer e di questo film che prossimamente uscirà, se pensate che sia una cafonata, cioè ditemi tutto quello che pensate e scrivetemelo nei commenti, che io vi risponderò sicuramente. Questo è tutto dal vostro Gladiatore Giallo 84, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!